Buonasera, buonasera a tutti cari amici, siamo qui per parlare della 31esima giornata di Serie A, siamo ai commenti post partite e possiamo dire una giornata che è andata via liscia come l'olio con un solo forse effetto sorpresa, con un gran Napoli e con la Juve che consolida il primato. Insomma, adesso andremo a vedere nel dettaglio questa giornata. Prima partita sabato alle 15 Empoli Pescara 1-1, è un risultato molto importante. Perché l'Empoli continua a non saper vincere, il Pescara non perde, questo era importante per il Pescara anche se puntava al bottino pieno, risultato che va malissimo a tutte e due, soprattutto anche per l'Empoli, perché il Pescara diciamo che un po' di rassegnazione ce l'aveva già, l'Empoli incredibilmente riaccende una lotta salvezza che da sola si è complicata. Alle 18 invece Atalanta-Sassuolo 1-1, si fermano momentaneamente i bergamaschi, che tra l'altro forse la notizia peggiore è che viene ammonito Papu Gomez che salterà dunque la trasferta di Roma. Ma Atalanta che comunque porta a casa un punto lo stesso importante per andare in Europa, e anche se ovviamente l'Atalanta doveva assolutamente portare a casa la vittoria, invece non c'è riuscita, però ovviamente è una squadra che era costruita per salvarsi, è ancora in piena zona Europa, ovviamente i sogni non muoiono certo per questo pareggio. La Juventus batte 2-0 il Chievo Verona. E come ho detto, ho già fatto altri video sulla Juventus. La Juve batte il Verona e il Chievo ed era importante prima della partita di Barcellona, partita tra le più insidiose possibili, ma riesce comunque a portare a casa 3 punti fondamentali, ripeto, per la lotta scudetto. Alle 12:30 pareggio tra Sampdoria e Fiorentina 2-2, la Sampdoria va in vantaggio due volte si fa recuperare addirittura la Fiorentina al 94esimo con Babacar, sfiora il gol vittoria. E che dire su questa partita? Bella partita. Forse la Samp poteva chiuderlo un po' prima, Sampdoria che è scesa in Fiorentina che è scesa in campo troppo tardi, ma che comunque porta a casa un punto che, visto la sconfitta, dopo andremo a vedere, dell'Inter, è importante. La Fiorentina, se credesse per lo più lei stessa all'Europa, probabilmente qualche bella possibilità ce l'avrebbe di andarci. L'Udinese ammazza 3-0 il Genoa, costa la panchina siamo arrivati alle 15 a proposito, costa la panchina a Mandorlini che perde, dunque un'altra lignata incredibile per il Genoa, un 3-0 senza se senza ma, il Genoa non è mai sceso in campo e appunto obbliga Preziosi a questo punto a richiamare Juric, perché Mandorlini non solo non è servito al cambio allenatore ma sembra addirittura essere servito solo in peggio e mai in meglio. Milan batte 4-0 il Palermo, partita mai in discussione, il Milan non umilia un Palermo che non, sapendo il risultato dell'Empoli, poteva veramente mettere in seria difficoltà proprio la squadra toscana, visto che poi l'ultima giornata c'è proprio Empoli-Palermo, ma alla fine il Milan vince 4-0 senza storie, senza troppi problemi. Milan domina dal primo all'ultimo minuto. Così come domina la Roma che vince 3-0 a Bologna senza storie, senza se, senza ma. Grande vittoria della squadra giallorossa che dunque legna appunto la squadra emiliana e porta a casa 3 punti per consolidare il secondo posto e per rimanere sulla scia della Juventus. Il Torino invece batte 3-2 il Cagliari, partita incredibile, gol da una parte e dall'altra, alla fine Torino la porta a casa, gol, vittoria per l'onore e sconfitta per l'onore per il Cagliari, perché entrambe le squadre nel proprio campionato non hanno più nulla da chiedere. E veniamo dunque invece alla vera sorpresa di questa giornata, il Crotone che batte 2-1 in casa l'Inter. E dunque l'Inter si allontana momentaneamente dall'Europa League, in questo momento l'Inter è settima, ma quello che ha colpito non è solo la sconfitta, ma l'atteggiamento iniziale della squadra nerazzurra. È entrata male in campo, il Crotone l'ha presa letteralmente a pallonate, ha fatto 2 gol, ma poteva essere tranquillamente un risultato più ampio. Alla fine il gol di D'Ambrosio sì, rende leggermente meno amara la sconfitta, ma perdere al Crotone, francamente, è stata per l'Inter, per la squadra che è una bella legnata, veramente, veramente pesante. Veniamo dunque all'ultima partita invece, il posticipo, Lazio-Napoli finisce 3-0 per il Napoli che domina la partita, ha dato anche spettacolo, la Lazio che dopo il derby sembra aver resettato completamente le batterie della stagione, Napoli ne ha approfittato continuando tranquillamente a segnare e portandosi a casa 3 gol che consentono al Napoli, importantissima vittoria, di staccare la Lazio, di essere praticamente a un passo perlomeno dei preliminari di Champions League, anzi playoff di Champions League. Ma tenere in scia anche la Roma, perché 5 punti non sono così impossibili da raggiungere. Veniamo alla classifica che vede la Juventus sempre al comando con 77, Roma 71, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 59, Milan che supera l'Inter 57 proprio una settimana che porterà il derby di sabato, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32,
Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, quindi solo 3 punti di vantaggio per l'Empoli, e questa può essere veramente una, la domenica importante per la squadra calabrese. Palermo 15, Pescara 14. Aggiungo io che è giusto, mi sembra giusto che la lotta per la salvezza Serie A, mi sono contento per il Crotone perché sta giocando veramente contro tutto e con l'anima, cosa che io non sto vedendo fare da Palermo e Empoli. La classifica marcatori vede Belotti e Dzeko 24, Higuaín 21, Icardi e Mertens 20, Immobile 18, Borriello, Gomez, Insigne, Kalic 14. Bene ragazzi, io vi saluto qui, questi sono i commenti post 31esima giornata, ma vi aspetto già domani sera, perché domani sera c'è Juve Barcellona e saremo qui per commentarla insieme a noi, sarò qui a commentarla insieme a voi e vedremo come si metterà la partita, sarà una bella partita da ambo le parti. A me intanto non mi resta che augurarvi una buona serata e a tutti, a domani, ciao!